Ieri lei ha indetto una conferenza stampa, siamo all'interno dell'Accademia delle Belle Arti di Frosinone, il direttore Loredana Rea, conferenza stampa indetta per calmare gli animi sulla psicosi appunto del coronavirus, visto che sono molti gli studenti cinesi presenti. In realtà non era per calmare gli animi, ma soltanto per far comprendere qual era la situazione all'Accademia di Frosinone, in cui i nostri studenti continuano a seguire le lezioni, perché la maggior parte di loro non è andata in Cina, ma ha trascorso le vacanze qui a Frosinone. E gli unici studenti tornati dalla Cina, secondo i protocolli sanitari internazionali, sono a casa loro per 2 settimane, e alcuni altri sono rimasti bloccati in Cina. E quindi la conferenza stampa serviva a far capire che l'Accademia di Belle Arti, con la sua percentuale di studenti stranieri, è un luogo di convivenza serena, perché l'arte insegna a gestire le differenze e a fare ricchezza delle differenze culturali. Stamattina ci siamo svegliati e su tutti i giornali, i media, sia locali che nazionali, abbiamo trovato una notizia diversa rispetto alla conferenza stampa. Si parla di una fake news. Io le chiedo a lei se è vero oppure no, uscita questa notizia in cui ci sarebbe stato un attacco verso gli studenti cinesi qui all'Accademia, addirittura si parla di alcuni lancio dei sassi. Mi sento di smentire l'attacco qui in Accademia. Non c'è stata nessuna azione di intolleranza né verbale, tantomeno fisica, verso gli studenti cinesi e italiani. Come continuo a ribadire da giorni, questo è un luogo di convivenza delle differenze, dove le differenze diventano ricchezza e non vengono stigmatizzate. Cosa sia accaduto fuori dalle mura dell'Accademia non lo so e non credo non spetti a me appurarlo, stanno già appurandolo chi di dovere. Direttore, la domanda l'ho fatta a lei perché la notizia è nata da un docente qui dell'Accademia che ha rilasciato un'intervista video in cui dichiarava appunto questa notizia. Essendo un docente dell'Accademia, io la domanda che faccio a lei è stato convocato, che cosa accadrà? Certamente si seguiranno tutte le indicazioni del caso. Quello che ha dichiarato il professore credo sia stato un'estrema leggerezza, senza rendersi conto che la notizia avrebbe potuto fare il giro dei media, non solo nazionali, a quanto pare internazionali. E di una cosa sono certa, che visto il rapporto particolare che gli studenti cinesi hanno con i loro docenti, dobbiamo tener conto che sono lontani da casa migliaia di chilometri e che spesso rivedono i genitori una volta l'anno, qualcuno ritorna a casa solo dopo aver preso il diploma, conseguito il diploma. I docenti dell'Accademia rappresentano il loro punto di riferimento. E quindi il docente in questione ha certamente raccolto delle confidenze da parte degli studenti. Ecco, l'Accademia ha un ufficio stampa, tant'è vero che la conferenza stampa è stata, abbiamo ricevuto insomma, l'invito dall'ufficio stampa. In questo caso non si è sentita scavalcata lei come direttrice da parte del docente il fatto che non abbia, comunque non si sia interfacciato dopo aver rilasciato l'intervista con chi di dovere? Guardi, io non mi sento assolutamente scavalcata perché in questa istituzione vige la libertà. Il docente ha parlato a nome personale. Certo, essendo un docente dell'Accademia, ha manifestato qualcosa che doveva essere vagliato prima, ma non dalla direzione. In realtà, probabilmente da altri, dalle forze dell'ordine. So per certo però che per
la natura e l'educazione dei giovani cinesi sono pudichi, sono restii a esternare la loro complessità anche culturale, e il fatto che un docente abbia raccolto le loro confidenze, io invece lo vedo come qualcosa di molto positivo. Significa che davvero il ruolo del docente è anche quello non soltanto di un educatore, ma anche di un punto di riferimento culturale. Frosinone questa mattina è stata vista un po' da tutta Italia come una città razzista, no? Comunque abbiamo dato questa idea, abbiamo visto tanti politici che hanno risposto, hanno commentato, hanno scritto dei post. Lei avverte questo clima di intolleranza? Premetto che sarò una delle poche persone no social, a questo punto non solo di Frosinone ma d'Italia. Quello che mi interessa è il clima che si respira in accademia. E non è un clima di intolleranza e di tensione. Questa mattina gli studenti continuano le loro lezioni perché l'obiettivo è quello di costruire il loro futuro in nome dell'arte. Io la ringrazio, grazie mille per la sua disponibilità. Grazie a voi.